Professoressa Ser Lorenzi, Mirella Ser Lorenzi, che è direttrice della Cripta Balbi, ma nel frattempo vi dico che, tenuto conto del ritardo che stiamo accumulando, abbiamo pensato che piuttosto che fare il break con un'interruzione, vi invitiamo ad andare alla spicciolata, possibilmente non tutti insieme, a fare questa piccola interruzione, se vi serve prendere qualche cosa al piano di sopra, mi pare che ci sia il break, singolarmente, senza attendere un'interruzione, che noi non faremo perché adesso andremo avanti fino alla fine della mattinata. Prego. Grazie. Innanzitutto, molto velocemente, voglio però ringraziare gli organizzatori del convegno per avermi invitato e data l'opportunità di presentare il Museo della Cripta Balbi in questa occasione. Il Museo Nazionale Romano della Cripta Balbi è uno dei rari esempi museali nato in seguito a un progetto di studio e riqualificazione di un isolato del centro storico di Roma. Posto tra via delle Botteghe Oscure, via dei Polacchi, via dei Delfini e via dei Caetani, acquisito dallo Stato nel 1981, deve la sua importanza al fatto di essere stato il primo grande cantiere di archeologia urbana italiano, che ha permesso di indagare più di un ettaro di città, documentando quanto veniva rinvenuto senza operare gerarchie di carattere cronologico e dando la giusta importanza alle testimonianze di qualsiasi periodo storico. La narrazione storica prende le mosse con la costruzione del complesso di Balbo nel 13 a.C. e ci permette di comprendere spazi e architetture dell'edificio romano e in particolare la trasformazione di età adrianea delle sedra del portico in una grande latrina. Nel V secolo d.C. quest'area è già fortemente degradata e lo spazio delle sedra sarà occupato da un susseguirsi di attività artigianali, forni per il vetro, laboratori per la lavorazione dell'osso e del metallo, i cui prodotti, arnesi da lavoro, elementi di abbigliamento e per le acconciature, gioielli, eccetera, rinvenuti in uno scarico, costituiscono il contenuto delle vetrine del museo. Infine, nel IX secolo, l'area viene occupata da una calcara, alimentata da materiale proveniente sia da varie parti della città che dalla demolizione del monumento romano. Contemporaneamente, sul lato nord del quadriportico del Balbo, si crea una viabilità che ancora oggi viene utilizzata ad un livello molto più alto, ovvero via delle Botteghe Oscure. E su questa importante direttrice si affacceranno le prime case dei mercanti nel Medioevo. Nel centro del portico, nel IX secolo, viene fondata una chiesa-convento dedicata a Santa Maria Domine Rose, mentre sulla strada nasce San Lorenzo in Pallacinis, odierna San Stanislao dei Polacchi. Con il convento, fornito nel XII secolo di un balneum, ovvero una piccola terma ad uso dei monaci. All'inizio del XIV secolo il paesaggio urbano è ormai completamente mutato. Le prime case medievali si sviluppano ormai su più piani, occupando tutti gli spazi liberi, e nascono nuove attività artigianali legate alla lavorazione dei panni e alla produzione delle funi. Con l'età rinascimentale si assiste alla fondazione della nuova chiesa di Santa Caterina dei Funari con l'annesso conservatorio destinato ad ospitare le figlie delle prostitute romane che occuperà la parte più cospicua dell'isolato. Nei primi decenni del XX secolo l'isolato viene interessato da imponenti lavori di demolizioni per l'allargamento di via delle Botteghe Oscure, mentre all'inizio degli anni 40 il monastero viene in parte demolito per divenire la sede del nuovo Istituto Nazionale Cambi con l'estero, progetto che non fu mai portato a termine per nostra fortuna. Di fatto gli edifici rimanenti sono oggi parte integrante del museo e utilizzati per l'esposizione dei reperti rinvenuti negli scavi. Questa trattazione diacronica che descrive il cambiamento dei paesaggi urbani dell'isolato lascia il posto ai piani superiori del museo ad un approfondimento sulle tematiche principali che caratterizzano la tarda antichità e l'alto medioevo. Vengono così spiegate attraverso alcuni oggetti rinvenuti nello scavo, integrati con altri pregiati manufatti provenienti da collezioni storiche, i fenomeni principali che hanno caratterizzato i secoli dal V al X secolo d.C.
dalla distruzione della città alle invasioni barbariche, dalle sepolture in urbe al crollo demografico, dalle diminuite importazioni alle produzioni interne, dallo studio delle monete a quello di ogni altro manufatto, dalla nascita delle chiese alla nuova organizzazione della città. In particolare è esposto in questa sezione del museo un documento preziosissimo per l'Alto Medioevo, ovvero la ricostruzione dei percorsi descritti nell'itinerario di Einsiedeln, una guida turistica ante litteram per i pellegrini che, provenendo da tutto il mondo cristiano, giungevano a Roma per visitare le tombe dei martiri e le relative basiliche. Strumento utilissimo per indicare ai viaggiatori non solo gli edifici sacri, ma anche i luoghi particolarmente rilevanti. I pellegrini ospitati in apposite strutture di assistenza, come per esempio la Diaconia di Sant'Angelo in Pescheria, hanno lasciato testimonianze del loro passaggio nelle ampolle ora esposte nelle vetrine. La forte innovazione di questo museo, inaugurato nel 2000, ha riguardato il modo di raccontare argomenti complessi ed eterogenei, ponendo l'accento sui tanti significati che può avere lo stesso oggetto ed utilizzando la cultura materiale per ricostruire i paesaggi urbani susseguitesi in quest'area. Per la prima volta in maniera determinante si è fatto ricorso all'ampio utilizzo delle ricostruzioni tridimensionali e nel 2000 non era un fatto scontato, e volumetriche degli edifici e delle aree prese in considerazione dalla ricerca. Esiste nell'esposizione un rapporto costante tra le notizie che sono riportate dalle fonti storiche e documentali, le emergenze archeologiche e gli oggetti rinvenuti. Come nel caso della chiesa di Santa Maria Domine Rose, dove un lacerto murario affrescato con motivo a spirale, su cui è inciso il nome di San Lorenzo e un coperchietto in bronzo con il nome di Domna Rosa, sono messi in relazione con la bolla di Celestino III del 1192 che cita le due chiese situate nel castello Aureum. Fonti, oggetti e architetture, se sapientemente utilizzati e comunicati, permettono al visitatore di essere trasportato all'interno della vita quotidiana e di conoscere le persone che vissero in quei luoghi, mettendo in evidenza accadimenti a volte divertenti, ma anche tragici e commoventi. Liti tra vicini, zitelle che cercano marito, morti premature di bambini, la dura realtà lavorativa degli artigiani o la vita in un convento. Al di là degli argomenti è sempre presente una doppia modalità narrativa, quella scritta e raccontata vicino a quella illustrata, evocata e ricostruita. Legami e connessioni tra diversi registri narrativi che aiutano la comprensione. Il contenitore museale è di fatto esso stesso un edificio stratificato che fa comprendere le modifiche architettoniche e urbanistiche dell'area. Ecco dunque che il grande mura blocchi del portico di Balbo ci accompagna per tutto il piano terra e parte del primo e secondo piano, lasciando il posto alle sopraelevazioni medievali caratterizzati da nuovi sistemi costruttivi, e di cui si riconoscono chiaramente le porte di comunicazione dei singoli piani, le finestre e i loggiati. Le suppellettili rinvenute nello scavo ci mostrano uno spaccato, seppur minimo e frammentario, degli usi e costumi dell'epoca, spesso molto differenti dai nostri, altre volte uguali, ed è suggestivo scoprire la prima tazzina di caffè che compare nel monastero di Santa Caterina dei Funari già nel XVIII secolo. La microstoria si fonde con la macrostoria e le fonti documentali ci guidano gradualmente in contesti sempre più ampi, come la descrizione dei paesaggi urbani, quinta scenica degli avvenimenti umani, per giungere a comprendere i fenomeni storici di più ampia portata, la complessità delle diverse epoche e le trasformazioni politiche, economiche e sociali che ebbero luogo in un arco cronologico di 2000 anni. Il museo inoltre ha avuto la prerogativa di raccontare il mestiere dell'archeologo, spiegando le metodologie della ricerca e soprattutto il lungo lavoro di analisi che separa l'attività sul campo dalla sintesi e ricostruzione storica finale. La necessità di far comprendere ai visitatori l'essenza delle nostre ricerche, il significato profondo dell'archeologia, permette una restituzione della consapevolezza del patrimonio culturale.
è un'azione educativa alla complessità che potrebbe e dovrebbe portare ad un umanesimo di massa. Eppure, a 16 anni dalla sua inaugurazione, un tempo per certi aspetti lunghissimi, per altri versi breve, pur essendo ancora un museo all'avanguardia nella sua concezione, si è evidenziato un ritardo sull'uso delle tecnologie informatiche che oggi possono dare risultati sorprendenti per ricostruire ambienti virtuali o di realtà aumentata. Sulla comunicazione via web e attraverso i social network che hanno scandito il modo di veicolare l'informazione, sulla modulazione delle visite attraverso itinerari differenti per soddisfare il bisogno di una società multietnica e multilingue. Non bisogna infatti dimenticare che, sebbene le collezioni possono rimanere più o meno invariate, l'apparato comunicativo deve invece poter evolvere ed essere in linea con le nuove frontiere culturali. Il museo dunque deve essere concepito come un centro vibrante dove si sviluppano e raccordano nuove idee, luogo dell'essenza della ricerca che attraverso un'attenta opera di comunicazione si propaga in maniera esponenziale. Il nocciolo dunque è nella nostra capacità di trovare forme comunicative appropriate che permettono di far capire il senso profondo della storia e che contemporaneamente siano in grado di stimolare la curiosità e l'interesse dei frequentatori dei musei. Lo spazio museale deve divenire uno spazio elastico e flessibile, un ambiente accogliente dove i bambini possono divertirsi e giocando imparare la storia. Un luogo dove i genitori scoprono la gioia di apprendere insieme ai loro figli, ma anche un salotto letterario per i dotti o semplicemente uno spazio dove gustare un buon caffè all'interno di una cornice culturalmente stimolante che inviti a tornare nuovamente. Dobbiamo togliere la polvere dell'abitudine e ripensare profondamente il rapporto che deve instaurarsi con i diversi pubblici, comprendendo nuove esigenze e nuovi bisogni. È necessario a questo punto aver ben chiaro quali siano i nuovi pubblici a cui dobbiamo rivolgerci e soprattutto quali siano le loro esigenze, aspettative e desideri che ora siamo in grado di conoscere grazie ai social network e alle piattaforme online come ad esempio TripAdvisor, dove sono sempre più frequenti i commenti e le osservazioni anche sui luoghi della cultura. Il mondo del web comunque diventa un indicatore della soddisfazione del visitatore che ci permette di capire quanto sia stato più o meno gradito un servizio e quali possono essere i punti deboli per migliorare la nostra offerta culturale. Da un'indagine fatta sulle recensioni della Cripta Balbi emerge ad esempio molto chiaramente che il museo è apprezzato per i materiali esposti, per i resti monumentali che conserva al suo interno, nonché per la capacità di raccontare le trasformazioni urbane dell'isolato. Di contro, appare evidente la difficoltà del pubblico di districarsi nelle varie sezioni del museo, correlando fatti e avvenimenti ai resti archeologici conservati. La realizzazione parziale del museo pone in evidenza inoltre la mancanza di spazi vitali per l'istituzione, come sale per mostre e convegni. Al momento può essere utilizzato solo una piccola parte del portico romano e altri spazi dedicati alla ricerca e alla didattica. Per ripensare il museo della Cripta Balbi in tutti i suoi aspetti si è da poco costituito un gruppo di ricerca caratterizzato da varie professionalità e da esperienze differenziate che danno vita ad una sorta di laboratorio delle idee e si cerca di trovare nuove soluzioni che possano far diventare questo luogo uno spazio aperto ed inclusivo per vari livelli della cittadinanza, un luogo di sperimentazione di nuove tecnologie e metodologie di comunicazioni, un luogo che offra la possibilità di far nascere nuove professionalità e occasioni di lavoro, un centro di studi della città, un luogo di formazione universitaria dove si possa praticare archeologia sperimentale e la simulazione dello scavo. Attività che potrebbe essere realizzata anche da laureandi specializzanti dell'università insieme a liberi professionisti che fanno di queste attività il loro mestiere.
Per realizzare tutto ciò è evidente come sia prioritario recuperare un ettaro di edifici ancora degradati che possono trasformarsi in nuovi spazi indispensabili per aumentare e migliorare l'offerta culturale, accogliendo tutte le attività rivolte ai cittadini che un moderno museo dovrebbe offrire. Ci siamo già attivati in questa direzione con i pochi mezzi attualmente a disposizione e soprattutto con un impegno delle persone che già operano nel museo. Il museo purtroppo nel prossimo triennio non ha finanziamenti. Recuperando alcuni spazi e includendoli nel percorso di visita, come ad esempio il chiostro e la lavanderia del monastero di Santa Caterina. Un aiuto prezioso per riuscire a fruire pienamente del patrimonio celato in questo isolato potrebbe venire dall'organizzazione di campagne di autofinanziamento che, oltre a raccogliere materialmente fondi, coinvolgano anche emotivamente il pubblico nelle attività di tutela e valorizzazione dei nostri beni culturali. Questa è la sfida che ci attende nei prossimi anni, dando la possibilità al Museo della Cripta Balbi di evolvere continuamente nel suo rapporto con i visitatori e per confermare la sua centralità in campo archeologico di luogo sperimentale e innovativo, sempre aperto a nuove sfide, e siamo certi che ne vedrete delle belle. Grazie.